Io ho collezionato comportamenti scorretti sul luogo di lavoro. Chiudiamo gli occhi, belli serrati, non li aprite per nessun motivo al mondo. Esprimiamo la votazione. Però scusami, No, non aprire gli occhi. Non aprire gli occhi. Chiedo finita, cosa devo parla dopo? Perché non posso aprire gli occhi? Non posso aprire gli occhi neanch'io. Ma quelli tuoi aperti. Ma non ho fatto in tempo a chiuderli. Ma sei io. Non ho fatto in tempo. Ma posso aprire. Allora, sono incredibilmente riuscito a creare una puntata per cui litigheremo in puntata, no. Ma riusciremo anche a litigare post puntata. Bellissimo. Io avrei una richiesta, vorrei le intro fatte da un balconcino, okay, con riverbero. Perché bello, abbiamo quella, la sta versione che chiamiamo pop, okay, che usavamo con riverbero, che non usiamo mai. Cioè tipo... sarebbe figo, un Romeo e Giulietta. No, pensavo tipo... Però ora... Ma che riverbero c'è? Vai con l'Angelus. E all'aperto. Ma era che figo, ma... Tu lo sai che il fatto che ti abbia messo la voce da papa ci farà... non sarà stato registrata questa parte. No, no, okay, già l'abbiamo fatto questa cosa. Quindi ora possiamo fare le... Anche questa voglio la voce da papa. Era una critica velata a Pingu come tecnico. No, però no, devi fare da un balcone, se no non va. Se non fai da un balcone non va. Vedevi, siamo oggi qui riuniti. No, adesso continua a schernirmi. Lo so, ma ora avrai... No, avrai maniera di divertirti adesso e anche di vendicarti, se vuoi... Devo andare a mettere una camera là. Devo portare tutto. Però dai, mi ha già eliminato un elemento. Era vado a prendere perché abbiamo Rage quit, anche Ping aumentato lancio la qualità dell'altra camera. Rage quit. Ah, stai andando a metterla? Non vuole. Dai, Cesi, dai, la possiamo risolvere con l'ironia e la satira. Lo facciamo oggi, non ho capito. Cioè, me l'hai spiegato stamattina in live su Twitch e non ho capito molto. È una sorpresa? No, non è una sorpresa. Adesso ve la spiego. A me piace la sorpresa. Praticamente, che cosa ho fatto? No. Io ho collezionato, ok, grazie al nostro pubblico, dei comportamenti scorretti sul luogo di lavoro, ok? Bello, infatti qua oggi siamo anche in tema, okay, visto che ci sarà appena abbandonato. Dai, torna qua per piacere. Niente, dottore. Ma ti hanno anche spiegato che lavori fanno? No, non mi hanno spiegato che lavori fanno, però io all'inizio... Allora, diciamo che questa creazione di puntata ha subito diverse modifiche. All'inizio volevo crearla perché volevo far vedere che in tutte le realtà lavorative comunque ci sono gli stessi problemi nostri, e infatti alla fine è così. Poi ho pensato, però potrebbe essere figo metterci un po' di pepe, ok? E quindi alla fine è venuto fuori una roba del tipo: leggiamo il commento, capiamo se questa cosa succede da noi, poi ci sarà un momento in cui tutti noi, in maniera molto sincera, e spero che parteciperà anche Cesare, ci daremo contro. No, chiuderemo gli occhi e a quel punto lì avremo tre scelte, ok? Seguitemi bene. Vuoi mettermi la voce da papa, che è più figo in questo momento in cui scrivo le tre scelte, esatto. Ma devi anche cambiare tu, diciamo, modo di spiegare. Sì, parlo devi più da... un po' nel personaggio, se posso. Ok, avete tre scelte. Potrete. È un po' più voce da papa, per favore. Che non vuol dire imitare un sudamericano, è un'altra cosa, mi raccomando. Però è quello che stavi facendo. Vabbè, ma c'ha 88 anni. Sono tutti stranieri. Comunque, avete tre scelte. Potrete alzare la mano, ok, per ammettere la vostra colpa. Però nessuno saprà perché. Ah, bello. Dai, ma si sbircia palese, è quello che gli dicevo palesemente. Dai, nessuno resiste qua. No, dai. Secondo me, siamo realisti. Non abbiamo 5 bende? 5 bende? No, non ce l'abbiamo. No, ma poi anche con le bende vedresti. Non è credibile. Potrete, se no? Giriamoci gli schermi. Ma dai, lo teniamo oggi con la visione periferica. Potete, se non volete alzare la mano, non alzare. Quindi potete restare neutrali o indicare. Oppure, bello, cazzo. Mi bello. Piace molto questo gioco. Però è bello, scusa, se poi apriamo tutti gli occhi. No, è uno step successivo. E si litiga. Vedremo di due reagiremo alle varie cose. Cazzo, ma voglio reagire oggi. Bello. Mi spiace. Però a me quello che preoccupa è che a quel punto Pingu sa tutto. Pingu è incorruttibile. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Secondo me gli dai il riso bollito, esatto, e ti svuota. Dell'anguilla. Però io volevo anche Cesi per questo gioco. Non voglio averlo eliminato. Devi riuscire a dire una roba che dà sì che... Ma magari se inizi gli viene voglia. Dici appetito viene mangiando. Può essere. Dai, puoi venirti qua a sfogare. È la tua puntata, vecchio. Ma se vi do 5 minuti per sfogarvi, tipo come avevamo fatto io e te, poi dopo... Quella è stata un'ora. Quella è stata un'ora, è vero.
cazzo. Che palla, mi ha eliminato un concorrente. Un'ora sei auto-eliminato, Mi avete eliminato un concorrente. Non peggiorate la situazione. No, fra. Quindi qual è la tua ultima scelta? La mia ultima scelta sto pensando, perché posso dire che comunque all'inizio dell'anno purtroppo non lo faccia mai, avevano detto Yak libero, se uno non vuole non lo fa. No, hai ragione, Basta che ce ne siano due. Tirerò dritto, poi esagerando tre. Ne ha fatto anche una da sola. Servono sempre da solo, non abbiamo fatto insieme due, però poche, cioè c'è sempre un po' questa necessità di far venire tutti al tavolo. Va bene, dai, tiro dritto. Allora, partiamo con il primo commento. Vado subito. Però noi possiamo comunque indicarlo. Potete comunque invitare indicare il posto vuoto. Però lui non può fare a meno e non può indicare. Beh, lui può. Se avesse la telecamera potrebbe partecipare da là. Potrebbe partecipare là. Solo che come fa a indicare? Fa una lettera. Esatto, lo dice. Non lo so, vabbè. Comunque, allora, partiamo col primo commento. Manchi tu nell'aria, che scrive, si chiama così. Il nick, non capivo. Troppi scherzi pesanti che sfociano in violenza psicologica, tra parentesi, senza accorgersi. Ma non leggere queste robe pesissime. Ma no, questa scartare, no. Secondo me, invece mobbing. Io l'ho voluto portare, esatto, qualcuno aveva scritto proprio mobbing, però io l'ho voluto portare perché ho pensato, in effetti qua spesso è capitato che ci fossero degli scherzi. Sì, qua continuamente. Ma addirittura considerarli pesanti, secondo me sì, cioè abbiamo toccato i livelli proprio totalmente incivili. Sì. Abbiamo il controllo. Io però non posso indicarlo. Perché ma non devi indicare adesso. Perché adesso, poi dopo cioè, se io indicassi qualcuno, poi dopo ci sarebbe. Ma non è vero, ma tu lo sappiamo già che indicherai, perché lo sappiamo cosa è successo. Io avevo già fatto le premesse del come posso dire, ma quello non è il gioco da fare dopo. Del litigare. No, lo facciamo adesso, però ognuno dobbiamo fermarci e farlo. Ah, non avevo capito. Poi, sì. Chiaramente cioè nel senso tipo dipende molto dalla sensibilità di ciascuno. Secondo me qui dentro non succedono scherzi pesanti. Ci sta, è vero, dipende molto dalla sensibilità. Diciamo, io posso dire, poi secondo me siamo infatti un po' migliorati. Posso dire che tempo. Non ho abbastanza braccio. Non è... cioè, ho questo problema. Però tu puoi cominciare a fare così. Devo far così, ok. Nel caso, perché ho pensato, se ce ne sono due fai così, se sono tanti fai tipo facciamo tutti ricordo, insieme Frank, chiudiamo gli occhi. Nell'occhio è stato un errore, non è stato uno scherzo. Ah, è vero, qua si tirano fuori posso anche dire roba che io puntualmente me lo dimentico e tu puntualmente me lo ricordi. Lo so, volevo mettere un po' di pepe. Però se posso dire, alla fine c'è stato un nerf nell'occhio. Ok. Pesante, molto pesante. Non era uno scherzo, pesante. È stato un errore. C'è stato un iPad nel culo e in altre parti. Ok, quello poteva essere. La luce che abbiamo staccato nel generatore, che è sempre nello stesso scherzo. Ma a me non mi sarà segnato. Io me ne ricordo due, sinceramente. Sì, ce ne sono altri. Ok, poi Frank ha ricevuto un nerf nell'occhio, ma un giorno ha accolto Eddie con una mitragliata di nerf mentre usciva dalla sessione. Con la sua ottima mira, non ha preso nessun occhio di Eddie. No, beh, quello perché ha gli occhiali. Ah, beh. No, comunque il nerf nell'occhio non è bullismo. Nerf per me non è bullismo. No, dai, no. È noncuranza di Nick, non è bullismo. Ci sta. Però secondo me, dai, non ce ne sono stati altri pesantissimi, che io dico molto pesanti. Ma qualcuno ha mandato i ladri a Nick, ma... Qualcuno ha mandato i ladri a Nick. Però altri che mi vengono in mente... Secondo me ci sono alcune realtà lavorative in cui questa roba è molto pesante. Quindi, alla Deo. Però se non è tanto lo scherzo quanto è... No, dai, non è pesissimo. Ma cosa? Ma c'è gente che ci sta male. No, certo, però volevo far capire che comunque anche in questa realtà lavorativa a volte... Ma riesco, me lo intendo anche robe molto più pesanti. Sicuramente. Tipo chiusa a chiave dentro le stanze a lavorare. Successo? Beh, sì. Anche a te? No, a me no. Ah, ok, persone, pensavo tipo anche a scuola. Vabbè, ok. No, scuola. Quindi, cosa facciamo? Studio. Chiudiamo tutti gli occhi in contemporanea? Al mio 3 chiudiamo gli occhi in contemporanea, capiamo, ricordate, potete assumervi la colpa, darla a qualcuno, oppure restare anche astenersi, che mi sembra anche giusto. Ma se uno deve indicare, darsi la colpa, cioè è complesso. Come no, allora, questa cosa non l'avevo pensata. Alza la mano e indica qualcuno. Indica con l'altro. Sì. Ok, fai scherzi pesanti. Ci proviamo. Bene. Adesso cioè, però veramente non aprite gli occhi, Non apriamo gli occhi. Fin quando io non dico riapriamo gli occhi, ok? Allora 3 2 1 chiudiamo gli occhi. Ok, esprimiamo la votazione. Ditemi se avete fatto. Fatto. Ok. Togliete la votazione, riapriamo gli occhi.
Bravi. Allora, secondo me devi stare un pochino più lento con i tempi. Sì, è vero. La Madonna, hai dato troppe istruzioni in una volta. Avevo tirato fuori confuso. Quattro braccia. Ah, devi okay, dargli okay. un attimo il tempo. Ma stai già spoilerando il risultato. C'era certo, un piede certo. sul tavolo. Ok, passiamo alla prossima. Allora, Darth Lord ci scrive: essere sputtanati alle spalle. E succede lo sputtanamento alle spalle in questo sì, studio. Cioè, però non è dal lavoro quello. Vabbè, sì. Okay. Però sono sì, amiche di lavoro. Che io alcune cose le ho messe anche per parlarne. Cioè, secondo me è un po' lo sputtanamento alle spalle. Secondo me, se, verso alcuni frangenti può anche avere senso. Secondo me non lo facciamo comunque. Sputtanamento, secondo me. No. Anche secondo me. Secondo me quello che facciamo è cercare di risolvere i problemi. Perché io sputtanamento proprio lo dico, vado da quello e dico, vabbè, è proprio un coglione. Non è un po'. Io sono un po' colorito come linguaggio. Un po' colorito. Cioè, secondo me, sputtanamento è un'altra cosa. Ti do una confidenza e la vedi da anche. Vabbè, allora torno. Stavo cercando di giustificarmi il più possibile qua. Però a volte serve, secondo me è terapeutico in un luogo di concordo, soprattutto quando siamo cinque persone chiuse dentro un posto esatto. all'infinito. Però io quello che mi chiedo, lo faccio solo io? No. Ok. Secondo me però vale il discorso che in realtà è una cosa un po' parallela del se tu dai un segreto a tonno, quel segreto diventa pubblico. Esatto, però una volta è una che cosa si è instaurata questa regola, no, secondo me la puoi pensando a quello. Cioè, anzi, secondo me posso dire, sono un po' faccio un po' il servizio delle poste italiane. Sì. Cioè, se tu sai di dirmi una cosa, io la vado a riferire naturalmente a qualcun altro, vero. Però c'era il vincolo del segreto che sto rompendo io per te. Cioè, vero, è una vero, roba vero. Pazzesca. Mi dovrei far pagare. Gran servizio. Avete le idee chiare? Siamo. Ok, ci siamo. Aspetta, io devo pensarci bene. Ci ho pensato, ok, perfetto. Chiudiamo gli occhi, esprimiamo la votazione. Ma Mez, però scusami, No, non aprire gli occhi. Non aprire gli occhi. Io chiedo scusa, questa cosa parla dopo. Perché non posso aprire gli occhi? Non posso aprire gli occhi anch'io. Posso aprire i tuoi occhi? Non ho fatto in tempo a chiuderli. Ma sei io? Non ho fatto in tempo. Ma sei uno scemo. Ma questo è un cretino. Io li ho aperti. Nick, è semplice. Chiudiamo gli occhi, votiamo, apriamo, togliamo la votazione, apriamo gli occhi, poi parliamo. Però Nick, i giochi te li devo sempre spiegare 8 volte. Mi devi dare di più. Allora, ok, chiudiamo gli occhi. Chiudi gli occhi. Ok. Al 3 vota 1, 2, 3. Vota. Ok, tira via la tua votazione. Riapri gli occhi. Complicato? Non ho. Non cosa sono così veloce. Non riuscirei a essere così veloce, te lo giuro. No, è che se tu ne devi votare tanti, sei molto veloce. Così. Ok, va bene. Allora ti do più tempo. Sì. Scusami. Ok, ti do più tempo. Va bene, passiamo al prossimo. Marco Merigo scrive: prendersi il merito del tuo lavoro dicendo cose come tra virgolette abbiamo fatto. Cioè, quindi questa cosa me l'hanno scritta in tantissimi che c'è un po' una sorta di furto di idee. Cioè, tipo, cioè uno fa una roba da solo e un altro dice abbiamo fatto questa cosa. Abbiamo fatto questa cosa. Che posso dire? A me è una roba che non mi dà fastidio. Però no beh, ti lamentavi di questa cosa, no? No, io mi lamentavo. È un po' diverso, però è più o meno simile. Io mi lamentavo che arrivava fuori uno dicendo ho avuto un'idea. Questa idea quando era la mia. Quindi non ha detto, non dice neanche abbiamo, capito? Ah, ok. Cioè non arriva neanche a quel momento lì. Vai, ma non ho capito. Dobbiamo parlare anche della loro situazione del lavoro o solo della vostra? No, vabbè, è una situazione al lavoro che, cioè nel senso che succede, nel senso che ci hanno scritto, ne parliamo. Secondo me, nel nostro caso o nel loro? Sia nel nostro caso, sia in generale nel mondo del lavoro. Se è una cosa che vi può, se anche voi vi nel mondo del lavoro è molto peso come viene fatta magari a volte. Che ok, magari ti prendi meriti per qualcosa. Sì, perché magari lì sei tante gerarchie di comando eccetera e magari un dipendente molto bravo e molto volenteroso finisce per passare magari per lavativo perché c'è un altro sopra di lui che prende merito. Forse è più peso anche il contrario, cioè più peso il contrario, cioè uno fa una roba insieme e uno dice sono stato io a farla. Ah certo, anche così. A voi vi darebbe fastidio? Come l'hanno scritta? Come l'hanno scritta? Per la nostra realtà esatto, no. Sì, cioè, se fosse quando una roba problemi. Gerarchica d'ufficio magari sì. Esatto, è il anche problema perché alla lì. Fine è tutto lavoro di squadra comunque in generale. È tutto lavoro di squadra, quindi, sì. Ok. È il nostro in particolare. Ok. E sì, cioè è diverso come in un posto lavorativo dove comunque sei no, dipendente. No, certo, è completamente diverso. Assolutamente. Guadagnarti lo stipendio. Non sono tante, ma nella nostra realtà se... In singolo faccio una cosa, mi scoccia quasi dire l'ho fatto io. Ok. Cioè, mi sembra che flexare. Tipo. Ma secondo me, allora saremo molto tranquilli con questa votazione. Chiudiamo gli occhi, Nick. Chiudi gli occhi. Faccio le istruzioni solo per Nick. Aspetta, respira. No, aspetta, non gli occhi. Ricordami. Non è facile. No, è che sei stato veloce. Prendersi il merito del tuo lavoro dicendo cose come abbiamo fatto. Chiudere gli occhi. Ok, ci siamo. Nick, respira. Vota. Vota. Sì. Vota. Hai votato? Ok, hai avuto il tempo per votare. Ok, togli la votazione. Respira. Pensa che nella mia testa questo durava tipo 2 secondi. Apri gli occhi.
Esistono le vie di mezzo comunque. No, ho capito, però gli sembrava così è la mia. Ah, va bene, scusa allora. È la tua cosa. Andiamo al prossimo. Morgan che ti dice quello che inizia a lavorare solo quando entra il capo. Che allora, dovete sapere che qua a Space Valley non abbiamo... Perché ridi, Nick? Mi fa ridere. Beh, ma che ci sono dei soggetti nel mondo del lavoro? Spiegaci perché. Mi fa ridere. La realtà è che quando non c'è Frank in studio, cazzeggiamo un botto. Vabbè, ma lì ognuno deve fare quello però che vuole, i tempi che vuole. Però è festa nazionale. Sì, è vero, è un po' festa nazionale. Diciamo che qua a Space Valley non c'è nessun che non capo. C'è la, ma non c'è neanche la regola che uno deve stare qua a lavorare. Che deve stare qua a lavorare. Però è vero applicabile. Che comunque questa cosa qua in realtà alla fine si verifica anche qua da noi. Perché è vero che qualche volta quando diciamo c'è un determinato personaggio, tipo Frank per esempio, ma non solo Frank, si lavora di più e quando magari non c'è si tende più a ballare. E secondo me... allora è sbagliato perché qua ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma è una questione di mood giornaliero. Sì, cioè, io vado molto a periodi. Cioè, le periodi in cui faccio così e le periodi in cui meno. Ok, in una situazione lavorativa vi darebbe fastidio questa cosa? No, non mi dà fastidio. No, lì cioè, come se la nostra caso... non fosse una situazione lavorativa. Esatto, però. Cioè, nel nostro caso si va avanti, cioè si cerca di collaborare, di aiutare, di essere quel capo che sta lì a guardarti. Però tutti concordi che vediamo un po' Frank come questa figura. Sì, sì, sì. Di quando però, si verifica da noi. Cioè, secondo me qua è poco applicabile, più in altri contesti lavorativi. Però secondo me succede anche qua, da noi. Ah, sì. No, ma quello, cioè, tipo, okay, a me, da quello che avete detto capisco. Da noi a me non me ne frega un cazzo. Mm-hmm. Però tipo in una... realtà lavorativa dove magari bisogna arrivare a una roba e dipendi da qualcuno che è sopra di te, magari si incazza con te, magari ti licenzia perché qualcuna, cioè, di ok, è più... sì, certo, okay. certo. Vabbè, comunque allora direi che se anche qua siamo tranquilli non spareremo, mi sa, nessuna accusa. Secondo me voleranno. No, voleranno, secondo me no. Quindi chiudiamo gli occhi, chiudi gli occhi. Aspetta, Nick, ricordami la frase. Quello che inizia a lavorare solo quando entra il capo. Ok, grazie. Chiudiamo gli occhi, ok, respiriamo profondamente. Votazione. Ce l'avete la votazione? Togliete la votazione, respirate e apriamo gli occhi. Bella, questa mi è piaciuta. Cos'è cambiato? Non so, era un po' più frizzantina. Ma forse, è che forse ha tenuto gli occhi aperti. No. Era più diventato yoga. Come problema o come votazione? Insieme. La vedo frizzantina. Ci saranno delle andiamo scoperte. Avanti. Andiamo me. Avanti. Nick, è il tuo momento per provare a convincere Cesare a venire al banco. Provaci con una frase. Ciao Cesare. Niente, mi purtroppo. Senti? Ah no, ok, sta continuando. Scusa. Pronto? Pronto? Non c'è nessun collegamento, mi spiace. Andiamo avanti. Allora, Ale Barcarolo ci scrive: i colleghi che ti invitano ad uscire al di fuori dell'orario lavorativo, vi vedo già 8 ore al giorno, basta. Cioè, quindi c'è gente che è stanca di vedere i propri colleghi a lavoro. Cioè, quindi cosa dobbiamo votare? Esatto. Sono confuso, chi ti invita infatti. O chi dice basta? No, dobbiamo indicare chi ti invita. Quindi chi ha okay. il comportamento di invitarti e romperti le palle per okay. uscire. Quindi abbiamo presentato che il vi vedo già 8 ore al giorno è accettato. Vi vedo, sì, sì. No, beh, c'è cioè, chi piace e chi non piace. Okay, okay, sì, okay, però okay. vabbè, in questo caso sì, orario lavorativo. Lui lavora sì, 8, sì. noi ne lavoriamo 2, quindi, però nel indichiamo senso. Indichiamo chi invita fuori. Ah, allora non ho capito. Cioè devi, perché chi è quello che comportamento. Pensavo a chi non piace essere no, invitato fuori. No, no, chi invita fuori dopo è magari insistente, ti rompe le palle, tu non lo vuoi vedere. E però anche continui. Quella sì, da noi è molto certo, diverso. È diverso, però secondo me meccaniche di questo tipo anche queste un po' a volte sì, le no. viviamo. Soprattutto forse i due ragazzini allora, qua. Secondo me Frank ormai ma uno è scusa salvo. Deve votare anche se non lo fanno nei suoi confronti, ma lo fanno nei confronti degli altri e lui assiste a questa beh, cosa. Me sì. Sì, certo. Okay. Sì, ovvio. Ovvio, okay. complesso. Prova a pensarci bene, infatti. Okay, secondo no, me okay, da no, noi sì, succede sì. in maniera un po'. È vero, ormai Frank è riuscito a uscire sì, dai sì, giochi. Sì, perché nessuno... la differenza tra Frank e Nick è che Frank dice no, fanculo. Invece Nick dice: ma io esco con voi. No. E poi non esce. E quindi tu continui a invitarlo per dimostrargli che non esce. Non è proprio. Ho scoraggiato. No, dai. Ma... Pesa. Che tu sei il nuovo Frank. Non c'è questo sulla... le scoregge in studio. Sulla? C'è. Sì, c'è. Okay. sulla cosa dell'invito, te sei diventato Frank. Cioè noi, che non vengo. Noi volevamo assolutamente uscire con Frank e sì. non ce la facevamo. Però siamo tu dici così precisamente che non giochiamo su ma sei uno Xbox, stronzo, beh, non possi- allora, che sono sempre visibile tu quando vuoi puoi entrare. Ieri ti ha detto, quando ci sei, chiamami. Ma lui è, che giochiamo insieme. Lui è stronzo perché lui. Dice giochiamo insieme. Ma poi mi dice ma tu non hai un PC. Alla fine mi no, dici questo. No, ho detto c'hai l'Xbox.
Sì, sono scuse, però sono scuse, dai. Ma anche le tue sono scuse. Lo sai benissimo che no, un po' sono scuse. Io sono serio. Tu vorresti giocare con me? Io, cioè, ti sembra che io abbia problemi a dirti guarda, non ne ho voglia, cioè, guarda. In effetti quello è anche votiamo bello. Allora dai. Allora aspetta, cos'è che devo votare? No. Invita sempre, rompe le palle, fuori sempre rompe le palle, ma anche solo se lo vedi, cioè anche se sì, lo anche vedi se assisto. 3 2 1 chiudiamo gli occhi, esprimiamo la votazione. Ok? Esprimiamo la votazione, togliamo la votazione. Avete votato? Sì. Sì. Perfetto, riapriamo gli occhi. Giusto. Yes. Nick, sei diventato un campione comunque. Ce l'ho fatta, sto imparando a... Bisogna vedere poi alla fine cosa faceva intanto. Sì. Questo potrebbe essere l'unico episodio di Yakety che riguardo. Vedi, infatti è figo. Infatti fatto io l'ho fatto per costringere. Oggi Frank in live ha detto... Io scommetterei 100 euro che non guarda, non vede i nostri video da anni. Io? Però, sì. Però io no, non guardo niente. No, però, però poi ti ho pensato e ho detto anni esagerato. Dovevo essere un po' più specifico, cioè, temporalmente. Tu e Space Valley. Beh, quindi no. Ok. Allora, Firewatch. Non è vero. Sì. No, non tutti, tutti. Domani ne guardavi molti pochi, però. Best of. No, non tutti, ma li guardo quasi tutti. Space. Vabbè, ma non è un problema. Ma sì, perché fa le copertine. No, li guardo. Ma anche fa le copertine e scorrere sulla timeline. Non hai mai visto quello. No, un video lungo non mi va. Non guardo nessuno su YouTube. No, ma guardo neanche più Sabaku. Ci sta. Saluta Sabaku. Guardano altre cose. Tipo? Gioca a GV2. Vabbè, ma sì, fate sono i cazzi suoi. Comunque, Netflix. Arriva Aliceschia, ti dà consigli non richiesti, mega banali, credendo di star dicendo cose geniali ed illuminanti. Ricordiamo che qua c'è una gag all'interno dello studio che gioca un po' su uno stereotipo che non è bello, quindi non la espliciteremo, ok? Però fatto sta che in macchina sono sempre almeno in due. Sì. Quindi... i carabinieri. No, no, io ammetto, non sto capendo. Vabbè, cioè ultimamente facciamo i carabinieri. Nel senso che per fare ogni cosa. Presente quelle famose barzellette, un botto stereotipo dei carabinieri che tipo devono mettere una lampadina in quattro. Ecco, ieri abbiamo montato una scrivania in tre. Ieri abbiamo montato una scrivania in tre. Per quattro, tipo piantare un chiodo ci mettiamo in cinque persone. Cioè, noi hanno i non l'avevo inteso così. Okay. Quindi sono arrivato a questo. Consigli illuminanti. Non richiesti. Che poi sono consigli di merda. Okay. Di base. Che poi non è la forza. A volte un po'. A volte un po', sì, esatto. Ricordiamo, posso dire cosa è successo ieri? Cosa è successo ieri? Io sono... No, tipo che da Nick, mentre Tonno bucava il muro a caso per cercare di piantare un chiodo, una vite nel cartongesso, è arrivato Nick dicendo, ma basta toccare il muro per capire dove sono le sbarre di ferro dentro il cartone. Però lì è stato un consiglio geniale, cioè no, mi viene tirato totalmente a caso. Beh, per no, culo era il era sesto totalmente che faceva a caso. Io guarda caso ho letto dove farlo nel punto giusto. Li ha fatti tutti nello stesso punto. Comunque buchi, vi facciamo vedere dove qua è appena comparso immagini di dove ho fatto i buchi e ho sbagliato. Però no, è stato geniale, ragazzi. Io non lo so, quello è... però è un classico esempio di arrivo ti dico una stronzata. No, no, però io lui è un... lo volevo aiutare sinceramente. Gli ho fatto fare altri 5 buchi prima di è un rabdomante. È un rabdomante però applicato al ferro. Cioè ragione, sente il ferro nel cartongesso. Non so come sia possibile. È stato devastante. Se mi mette un po' di tempo però sentire anche l'acqua. Non riesco a... Però è incredibile perché poi questa teoria l'ha portata avanti anche con Eddie, che se l'ha guardato perplesso e ha detto vabbè. Però ha detto che ti potrebbero pagare se per una roba del genere. Io sono disposto. Comunque, ripeto, ti dà consigli non richiesti, mega banali, credendo di star dicendo cose geniali e illuminanti. Votiamo. Okay. Aspetta, no, perché è difficile. Sto pensando chi votare. Cioè, perché è un po' difficile. Sì. Ok, ce l'ho. Sì. Chiudiamo gli occhi. Chiudiamo gli occhi. Andiamo con la votazione. Ok, togliamo la votazione. Apriamo gli occhi. Tu hai guardato. No, giuro, io non guardo mai. Ma perché in realtà sono mega divertito dal voler vedere i risultati dopo. Ah, cioè è una cosa che sono mega. Tu hai guardato. No, quanto, giuro. Quanto avremmo litigato se avessimo visto in diretta le votazioni. Beh, no, facciamo un altro episodio. Le facciamo un altro episodio vedendo le votazioni. Guardiamole in diretta. Sì. Andiamo da Ele Gioli. No, questa qua in realtà l'ho già fatta, no? Scusa. Grazie Ele Gioli. Ele Gioli, ciao. Ok. Cri.stochevita ci scrive Zio Pera. Zio Peros? Zio Peros? Zio Pera quando prende le mie robe senza chiedermelo. Questo me l'hanno scritto in tantissime. Si vede che c'è un... Furti.
furti. Ma perché lì tipo ci sono ambienti di lavoro dove a volte ti assegnano degli strumenti e sono tuoi e non li puoi, cioè sì, ne sei responsabile. Anche solo uno che lavora banalmente in scrivania, gli prendono la penna e non ha più la penna e vaffanculo. No, vabbè, una penna, cioè, perde, sì, certo, tempo. Ah, no, anche quello, cioè, io allora qua ammetto, devo fare una missione. Io purtroppo sono cresciuto male in tutto il periodo del liceo, ero abituato a avere poca roba e prenderla in prestito senza molto spesso chiedere. So che è un comportamento da correggere, purtroppo alcune volte non mi è ancora andato via questo. Non mi guardare così, no, con quell'occhio, però. Però dipende sempre, secondo me, se è una cosa privata o no. Sì, no, è, cioè, vero. Fingono per le cose metti comuni, che tu stai tipo lavorando con le pinze e il martello lì sopra, arrivo io, prendo. Ah, per dire, ti sta un po' sulle palle. Allora, vabbè, è un po' estremo, sì, però è più, secondo me, se uno prende una cosa comune la dovrebbe rimettere a posto, è quello che frega. Quello che secondo me è un'altra prendi cosa. Prendi una cosa che trovi in giro. Quella non l'ho trovata, purtroppo non c'era tra i commenti. No, però dico, se tu vedi una roba in giro e ti serve, prendila, chi se ne frega, basta che poi la rimetti a posto. Ok, cioè, okay. Ammetto, e robe personali qua dentro. Beh, personali secondo me sono intoccabili. Secondo me siamo abbastanza proprio educati, non da quel punto di vista. Ma aspetta, vabbè, ci sono stati degli errori, ma siamo abbastanza educati. Qualche errore di percorso, sì, magari c'è stato, cioè, a volte leggo il computer di Nicolas, ma sì, non abbiamo mai frugato dentro gli zaini, ecco. Cioè, fai te che è successo, ma diciamo che abbiamo potrei averlo scordato. Tipo ieri pomeriggio, mentre ordinavamo il gelato, a un certo punto ho toccato lo schermo di Nick per scorrere. Sì. In quel momento ho realizzato che gli stavo toccando l'iPad. Ma puoi farlo. Eh no, però per dire, perché secondo me la roba è di però uno. Però tipo io che ho toccato il caffè solubile tuo di Pingu, no, ho comprato un altro. Vabbè, sei arrivato, ci hai messo un dito dentro. Allora, hai messo un dito dentro. Posso farti vedere? Lo vado a prendere. Tanto ormai è andato, deve prendere un altro. Perché ci ho messo un dito dentro? Lui è arrivato dicendo, commentando quanto è cattivo il caffè solubile, che è cattivo, che è odore. Vabbè, sono opinioni, ci sta, legittime. Il problema è che per dimostrarmi anche questa cosa, ha infilato il dito e ha assaggiato del caffè solubile per dimostrare, diciamo, per avere maggior supporto nel definirlo cattivo. A parte che io non avevo visto adesso quello che io ho toccato ha una scritta con sopra condito. Mi diverto così. Ti diverti con poi. Io l'unica cosa che ho fatto è, ero lì, stavamo facendo due chiacchiere. Non uso, faccio, sta veramente di merda. Poi dopo te lo farò sentire, mi direi se va. Poi ho detto, vabbè, mi viene. Ho detto, ma come mai non sa di caffè? Allora ho fatto così e ho fatto così. Ne ho preso un chicchino, me lo sono messo in bocca. Niente. Comprato ma un è nuovo. Come, è come i sacchi delle noci. Ma non ti ho messo un dito, cioè, in culo, ti ho messo un dito nel caffè. Ma non devi, cioè, però quel dito assurda, non si sa dove, cioè, è stato prima. Perché tu dovresti infilare il dito? Ma è come se assaggi una nocciolina, tipo. Ma è come tipo le noci. No, allora. Che c'era un sacchetto perfetto tagliato per tirarle fuori e non toccarle, e poi invece secondo dopo era me, aperto. No, è che sono sensibilità igieniche diverse. No, no, capisco. Questo, cioè, un civiltà e inciviltà. Io, Frank, sai, allora, che sono molto allineato con te, però diverse. In questo caso non posso non dare ragione a tonno. Ah, ok. Cioè, no, sono proprio. Sai che siamo molto è un confine invalicato. Qua sotto scriveteci nei commenti: questo caffè condito o non condito? Lo rifaresti? No, beh, adesso che so che ti dà fastidio, no, certo. No, vabbè, qua io quando urto la sensibilità lo dico, beh, mi dispiace, poi certo non lo capisco, però. Votiamo, chiudiamo gli occhi. Chi prende le cose degli altri. Quando prende le cose degli altri, okay. Senza chiederlo, però. Okay. Ok. Chiudiamo. Ok. Respiriamo. Votiamo. Ok. Via la votazione. Riapriamo gli occhi. Com'è andata? Come riapriamo gli occhi? Cosa cazzo dici? Mi sto ancora votando. Ah, allora chiudiamo. Hai detto via la votazione. Chiudiamo. Poi riapriamo gli occhi. Anzi, fai via la votazione. Secondo me via la votazione. Ah, pensavo parti. No, io stavo riflettendo. Allora, io ti ho visto votare. Allora faccio. Io voto bene. È noto. Perfetto. Altro è un gesto che non so se si capisce. Cioè, non è per te. Ma sì, hai fatto così? No. Ah, no. Perché no, quello lo capiscono tutti. Ok, ok. Io questo l'ho messo. Allora, tipo, questo non dovremmo votare, ma l'ho messo semplicemente perché volevo un intermezzo. C'è Caterina Fiorino lì che vive una situazione pesissima, non aver ancora imparato il mio nome dopo 6 mesi che lavoriamo insieme, è quello pesante, cioè devo dire imparato, okay. Caspita, vuol dire che proprio non ti rispetto minimamente, dipende quanti sono, esatto, poi uno, certo, può fare fatica con i nomi, però cioè, vabbè, non è lì che dimostri, però scusa, ma lei c'ha un cartellino. Frank, ci siamo tutti Congo Banana. Eh no, infatti ricordiamo. Ma quello che è diverso, perché io lo so il tuo nome. No, ricordiamo che c'è stato a un certo punto la moda qua dentro di chiamarci con dei nomi differenti a un certo punto. Però ma quello tipo a me piaceva un botto al lavoro, mi chiamavano in tanti modi diversi, ma mai col mio mi piaceva un sacco. Sai che credo fosse bullismo il fatto che no, ti chiamassero. No, erano le cose con JD.
No, coso. No, perché non mi davano nomi per bullizzarmi. Era tipo, c'avevo la felpa della scuola Aldini e loro mi chiamavano Aldini e mi piaceva però, molto, cioè, perché avevo pesissimo invece secondo me. No. Me quando mi chiamano Mandela mi sta sulle palle. È tipo annullare la tua identità. Ammiraglio. Però puoi dirlo, se ti sta sulle palle lo puoi dire, però secondo me se uno lo fa, non lo fa con un atteggiamento cattivo, lo fa in buona fede. Secondo me è sempre un pochino schernire, perché stai dicendo ti chiamo con la prima cosa che vedo. No, non sono d'accordo. Cioè, secondo me è come quando tu non lo chiamiamo biondo. Beh, diverso, perché biondo è un'accezione che viene data negativamente, cioè lo stereotipo del biondo. Non gli adiamo per quello, gli adiamo perché è biondo. No, lo so, però no, dico può essere visto per quello. È anche biondo, sì, sì. Un po' tipo da noi al lavoro, mi ricordo biondo era per dire scemo. Quelli davvero biondi. Non abbiamo nulla contro i biondi. Che stronzi, vi ho sentito. No. No, più che altro, sai cosa? È che secondo me... No, lì secondo me può essere fatto in buona fede, ma ci sta che l'altro lo percepisca male e quindi lì... Però è annullare proprio la tua identità. Cioè, se io ti annullo l'identità, perché, tu non scusa, sei io sono Frank per tutti, ma non mi chiamo Frank. E quello non mi turba. Ma infatti noi ti stiamo portando avanti questo bullismo da anni. Ma si chiama anche Davide. Non è bullismo. Dette. No, in realtà secondo me per Frank è quasi più bullismo chiamarlo Davide. Ma prima non mi chiamavano Frank, ho avuto mille nomi, mi chiamavano Franca e non lo vedo come bullismo. Vabbè, Frank è pesissimo. No, Frank per me era un nome, erano delle lettere, cioè non... però capisco che può dar fastidio. Ma ti piace Frank? Sì, mi piaceva di più una volta, però lo preferisco al mio nome. Però lo preferisci? Lo preferisci, okay. Ma è più per abitudine. Frank suona benissimo. Cioè, sì, è che in realtà da quando sono spuntati altri Frank nel mondo, certo, mi turba. Tipo Frank Matano? Sì, tipo Frank Matano, Frank iEnergy, quelle robe lì. Tu tipo Vez sei uno dei pochi, ma anche te a volte, mi chiamate Tone. Tone ti dà fastidio? Ma perché era un soprannome che mi davano alle elementari, che quindi ho relegato a quegli amici lì. Per me Tone invece è più affettuoso. Io ti conosco come Tone. Lo so, però faccio fatica. O Tonno oppure mi piace Tony. Per me Tonno invece è più, quando sono più incazzato. Tonno. No, è vero. Tone è più, è più, vabbè, ma lì è il tono tipo, però signor Tony, per dire, il signor Tony è una roba che sento mio. Sento molto di più, okay. Perché mi sento un po' vecchio dentro. Frenchy peso Frenchy. Vabbè, hai aperto la parentesi della mia vita. Ma il cognome tipo lo preferiresti? Toneatti. Sì, Toneatti. Francesco. Ok. Fra Cesco. Preferisci Cesco? No. Tu andiamo al Frank prossimo. Vorrei mi chiamassi Venceslai. Ma dico, non lo percepiresti con un dottor Venceslai? Certo. Ok. Però io tipo alle medie, molti compagni, anche al liceo, per forse cognome, li chiamavo sì, per sì, cognome. Sì, però, secondo me lì anche in un contesto scolastico i prof ti chiamano così, ci si abitua un po'. E poi anche magari sono due che si chiamano Alessandro e in più comodo. Comunque, passiamo a Lisa.nac che ci dice finire la carta igienica e non mettere un nuovo rotolo. Andiamo a controllare. Potremmo andare a controllare sul momento. Beh, intanto noi abbiamo trovato un escamotage che è avere 6 rotoli in bagno. Il bagno... per me è così, e c'è un posto dove si infilano i rotoli, ce ne stanno, non mi ricordo se 2 o 3. Per un periodo li mettevo, poi ho smesso di farlo. Secondo me quelli pulizie provavano a farlo, ma si apre un po' male. A un certo punto ho smesso di farlo, solo che mi sono accorto che poi a volte non c'era proprio la carta igienica. Allora in un bagno ho messo tutto il pacco. Ok. E lì secondo me ho tagliato la testa al toro. Negli altri ogni tanto, ma non lo faccio altri? Solo io. Nell'altro bagno non lo faccio solo io, comunque vengono infilati. E secondo te cosa ho trovato? E l'unica cosa che non capisco del fatto, perché è tipo un palo in cui si infilano tutti sti rotoli uno sopra l'altro, a volte tu arrivi e sono tipo 3 srotolati contemporaneamente. Io so perché. Il problema perché è che a volte se ne tiri uno, esatto, si tirano tutti. Perché lui lo usa solo come deposito. Porco 1 e porco 2 si sono messi d'accordo. Mai cambiato. Io colpevole. Comunque no, vi faccio vedere. Però lì secondo me ci aiutano anche quelli delle pulizie, sono convinto. Vi faccio vedere cosa ho trovato. Ah no, vabbè, quelli sono no, però ce n'è comunque di carta. No, cioè non ce n'era, c'erano solo questi 2. No, ce n'è, perché no, ce n'è, però dico nel deposito, quello da 3, c'erano questi 2. No, in quelli lì li cambiavo solo, io ho smesso di farlo, non ne sono mai fatto. Io però posso capire che è un po' scomodo. Io non so come aprire il bagaglio. No, è vero, è scomodo, ci sarà un cacciavite, devi girare il pezzo e poi dopo devi capire come girare sti 3 cosi che vanno a scatti, è fatto male. Potremmo installarne uno così, però mi ricordo nell'altro studio c'era lo stesso problema, che lì era vuoto e c'era la pila. Il problema siamo noi. Esatto, resta quello. Alla fine ma io direi di andare alla votazione, siamo semplici e efficaci, quindi chiudiamo gli occhi. Qual è pure? Aspetta. Finire perché... la carta igienica e non mettere un nuovo rotolo, cioè quindi non ti preoccupi minimamente se finisce. Però qua se ci sono cioè nel senso non sappiamo chi è. Noi uno possiamo al massimo dire ipotizzare. Se siamo noi. No, vabbè, io lì non lo so. Ok. Ma tu puoi anche dare le colpe. No, se non ho le prove, no. Vabbè, ma tu poi posso magari supportare. Io lo voglio fare, Nico lo vuol fare. Vabbè, comunque chiudiamo gli occhi, ok?
esprimiamo la votazione. Ok, togliamo la votazione e apriamo gli occhi. Ok. Ce n'era un esplicito. Forse. Ma anche se non ho ben capito. Vabbè, direi di passare al prossimo. Ma indicava la zona. Ah, può essere. Sì, sì, sì. Avete visto che ho fatto sparire i due rotoli? Ti ho visto mentre. Beh, cavolo, ma ah, quando hai chiuso. Quindi tu guardi. No, no, esatto. No, li ho fatti sparire. Ah, guardate, guardate. Comunque, se vedi irregolarità, diccela, mi raccomando. Annulla tutto, sospendi. Ludovica. Arrivare puzzando di sudore e mettersi vicino a te. Quindi qua stiamo parlando di igiene. Secondo me quello non è un problema. Neanche. Allora, posso cioè, dire non è un neanche nostro problema me. O in generale? Qua non mi pare di averlo mai sentito. In generale non lo vedo come un grosso problema, nel senso che può capitare. Esatto, cioè, nel senso. Quella sicuramente, però, chi frequenta zone con tanta gente dovrebbe avere la decenza di lavarsi. Un problema è se uno non si lava proprio. Però noi non puzziamo. Però magari sono dei motivi. Secondo me. A volte, cioè diciamo che non puzziamo, ma riusciamo comunque a far puzzare l'ambiente. A fine giornata a volte un po' si puzza. Oddio, qua no, nel vecchio studio magari di più si sentiva. Perché era molto piccolo. No, secondo me senti più qua. Vabbè, più a reggio. Comunque Space Valley è per gli odori interessanti, secondo me. La regia. No, ma quello è un altro discorso. No, vabbè, in generale. Cioè, comunque... se uno puzza di sudore, dico, vabbè, pace, ci sta. Sì, no, anch'io. Ma sì. Altri odori. Ma anche perché se poi puzza di sudore bisogna sempre pensare che se bene cosa ha fatto. Ha fatto qualcosa. Esatto, cioè, magari uno non si lava. Magari non si lava per dei motivi. Secondo me non è un nostro problema, però ci sono secondo me delle realtà in cui magari c'è quello che si fa una doccia a settimana. Ma magari lo fa per motivi ecologici e quindi dico è vero, non lì come gli rispondi. Va bene, assorbirti la cricca, il sudore. Rispetto, magari troviamo una via di mezzo, un compromesso. Ci sta. Ma tu quindi non ti lavi più? No, io tutti i giorni, a volte ogni due. Ah, okay, se non ho proprio usato niente perché mi sento in colpa tutti i giorni. Tutti i giorni. Però vabbè, comunque sto facendo ogni due. Chiudiamo gli occhi. Signore, ma signore, sembra, mi scusi signor. Mi ha appena mandato a fanculo anche a me. Senti odori strani. No. Ricordiamo, l'unico che sarà sicuramente salvo da questa cosa è Nick, perché non si sa bene perché sta sempre di coccolino. Chiudiamo gli occhi, esprimiamo la votazione. Non avevo ancora chiusi. Ma sei una roba. Ma ha detto chiudiamo gli occhi. Ok, adesso votiamo. Fai dei 3-2-1. No, ma basta dire delle frasi che capisci. Chiudiamo gli occhi. Li avete chiusi, bimbi? Perfetto. Esprimiamo la votazione. L'avete espressa, bimbi? Sì. Perfetto. Togliamo la votazione. L'avete tolta? L'ha fatto. Riapriamo gli occhi. Ok. Ma quindi sei spoilerato tutto? Uno. Porca vacca. Beh, si sapeva. Ho spoilerato uno. Che stronzo. Sì, ammetto, non mi ha stupito. Che stronzo. Passiamo al prossimo. Sinceramente. Martina Mancus. Essere super negativi scoraggiando il gruppo. Questa volta queste cose, siccome noi diciamo siamo un gruppo emotivo, e a volte può succedere può succedere a volte che ci si scoraggi un po' a vicenda. Cosa totalmente. Stai pensando te? Sto riflettendo. Ma anche lì che dipende dalla sensibilità di ognuno. Sì. Cioè, diciamo qua, se dici la verità, passi per negativo. È sempre così. La tua verità. Sì, sì, se io dico la verità, se esprimo quello che penso, anzi, negativo. Sì, sì, è vero, è vero. Però sì, è proprio sensibilità di ognuno. No, è sensibilità di ognuno. Però è strano, è vero. A volte è che, è secondo me, anche quella è una roba che a volte devi sfogare comunque, cioè in qualche maniera. Secondo me sì, è sempre un bilanciamento che abbiamo. No, la negatività, secondo me, ci può stare uno ogni tanto che abbia bisogno di sfogarlo. Cioè, io tipo, per dire, quel comportamento lì non lo sfogo in negatività ma in stronzaggine. Cioè, divento molto più stronzo. Mm-hmm. Potresti farlo in negatività, per favore? Sì, sarebbe più comodo. Posso farlo, posso farlo. No, lo so fare anche quello. Posso provare, va bene. Allora, tu cosa stavi riflettendo? Perché magari hai riflettuto su delle cose interessanti. Sto pensando, in generale. Ci stai un po' parando il culo, però. Scusa? No, non lo so, chiedo. Hai una faccia un po' strana. No, sto riflettendo su questo aspetto. Bruciamo la votazione. Vuoi bruciare la votazione? Sì. Vuol dire bruciamo facciamola. Ah, ok. Beh, ricordami la frase, allora. E essere super negativi scoraggiando il gruppo. Ma ci mettiamo dentro anche stronzi? No, scusa, no, un'altra cosa. Allora col cazzo che alza la mano. allora, signori, chiudiamo gli occhi. Okay. Chiusi. Esprimiamo la votazione. Ok? Togliamo la votazione. Ok, riapriamo gli occhi. Ok. Ce l'ho fatta. Ma tu hai tenuto gli occhi sempre aperti? No, ho aperto gli occhi prima che tu dicessi apriamo gli occhi, perché ormai ero nel flusso. Scopriamo che Nick si è scaccolato tutte le votazioni. Oh, qua ne abbiamo uno bello, Alessio Barabba. Bellissimo. Bella Alessio Barabba, cazzo. Anche io voglio chiamare. Vabbè. Dice: giustificarsi ogni santissima volta faccia una stronzata. Siamo dei giustifichini? Sì. Sì. Ok.
Siamo dei giustifichini con del senso? No. Ok. A volte. Beh, no. Penso che comunque, secondo me le giustificazioni è una cosa negativa in generale. Se tu ti giustifichi è una cosa negativa, altrimenti è vero. Spieghi. Concordo. Sì, 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 cioè, oddio, a volte no, combaciano. No, quella è la spiegazione. La spiegazione va bene. La giustificazione, sto dicendo cose per imparare. No, non è vero. La giustificazione è per me è quello. La giustificazione è il motivo per cui fai qualcosa, come a scuola. No, la giustificazione è il mio ritardo. No, è proprio la spiegazione. Infatti, secondo me la scuola ti travia da quel punto di vista, okay. Perché tu pensi che, vabbè, ma c'è scritto così, a posto, sono sì, scusato. Sì, sì, sei invece, scusato. No, non funziona, certo, così. Non funziona così. Ah, no, vabbè, è dire il motivo per cui hai fatto una roba, la giustificazione. Poi puoi essere non scusato, puoi non chiedere scusa, puoi chiedere scusa. Non lo so, io ammetto divido in spiegazione e giustificazione. È una cosa che non è facile da... Giustificazione è sempre negativo. Mm. Spiegazione, vabbè. È giusto. Okay. Ma io vi dico, guarda, secondo me non voleranno comunque delle dita in questa. Secondo me voleranno delle grandi dita. Ma no, io ammetto, sono confuso, non so bene cosa. Giustificarsi ogni santissima volta faccio una stronzata. Cioè, lui ha proprio fatto una stronzata e si giustifica. Okay. Quindi si giustifica. A prescindere da tutto. A prescindere quindi da tutto. Non ammette la stronzata. Mettiamo però l'accezione negativa. Cioè, dice, ok, l'ho fatto. Secondo me vale anche questo, qualche volta, okay. Ma non sempre. Però ho detto sempre, perché in effetti voterei diverso. Per me vale anche qualche volta, dai, sì, mettiamola anche dai. Qualche volta. Cioè, perché comunque è un comportamento che hai o non però hai. Però diciamo che allora l'accezione che diamo è la giustificazione è la cosa che dice non ho colpe, per l'ho fatto per questo motivo. Mentre la spiegazione che diceva Frank è dire è successo questo, mi prendo le colpe. No. Come no? No, la spiegazione è ti spiego cosa è successo. Colpa è un'altra cosa. Però la giustificazione la prendiamo come... Io la prendo negativamente. Cioè, per me giustificarsi... Ho fatto questa cosa, non ho colpe perché l'ho fatta per questo motivo, anche se è una stronzata. Non datemi le colpe. Ok, sì, diciamo quello. Sì, ero giustificato, lo potevo fare. Interessante, so, interessante. Vabbè, sì. Ma comunque votazione non molto facile. Vai. Chiudiamo gli occhi. Okay. Belli serrati, non li aprite per nessun motivo al mondo, mi raccomando. Le botte, ok? Se li apriamo. Esprimete la votazione, ok? L'avete espressa? Sì. Perfetto, togliete la votazione subito prima che qualcuno sbirci. Ok. Riaprite gli occhi. Ok. Io ho votato un sacco di gente. Ci sta. È quella dove ho votato più persone. Perfetto, ci sta. Direi massimo due puoi farne. No, ne ho votate quattro. Come hai fatto? Porca troia. Tipo così. Ho passiamo... iniziato a indicare. Ah, ok, valido. Ah, ok, Jack e Mac. Quattro sono tutti, vecchio. No, siamo genio. In cinque. Vuol dire te tranne stesso. Te. Ah, no, ma lui dovrebbe essersi certo, anche autovotato. Allora, Jack Mestri arriva e dice un collega che Rutta scoreggia, starnutisce senza mettere la mano. Esiste. No, scusa, Rutta scoreggia e starnutisce senza mettere la mano. Esiste. Cioè, lui gli dà molto fastidio. Ma tutti insieme? No, io dipende molto dal contesto in cui lavora. Possiamo prendere anche se c'è uno solo che Rutta è colpevole. Cioè, diciamo. Ok, vale solo. Tutti. Vale tutti. Uno vale per. Dipende dal contesto, secondo me. Nessuna ma nel nostro contesto, io non so. No, io posso dire, da quando abbiamo aperto il canale, non ho ancora capito se questa cosa è accettata. Perché non ascolti. Cioè, prima ascolti gli altri quando lo spiego. Ma infatti te lo sto chiedendo adesso, è accettata questa cosa? Per me, cioè, non puoi scoreggiare in giro, cioè, non è che non puoi. Però posso ruttare? Diciamo, se succede, ok, ma farlo apposta, renderlo plateale, lo trovo un comportamento scorretto. E ruttare? Ruttare... Però diciamo, se tu rutti per forza, se lo stai facendo plateale. Ruttare per me ci può stare, ma lì ammetto sono un po' traviato da essere cresciuto in cui in casa si ruttava. Quello davvero? È una roba che sto cercando di togliermi, ma non è facile. Tu in casa ruttavi? C'era rutto libero in casa mia. Che figo, no? In realtà non sono contento di questo. Perché ti porta comunque a vederlo come una cosa normale. Invece secondo me non dovrebbe essere. No, certo. Da me c'è più la scoreggia libera. Eh no, da me quello no. Anzi, cioè io sono il problema che elementari magari mi scorreggiavano addosso questo. Cioè per forza io tutta la vita. Però io posso dire, ho anche un problema di rateo con le scoreggia. Cioè nel senso, a me ne vengono tantissime durante la giornata. Ma ci sono due bagni. Sì, però se dovrei stare sempre in bagno. Ma no. A Vezza. Ma dai, non te ne accorgi. Io a volte vado a scorreggiare in bagno perché ho paura di cagarmi addosso. E quindi vado e dico, vedi, potrebbe succedere. Io, cioè, considera che dalla giornata ne elimino il 70%. Voi non ne sentite il 70%. Grazie. Quindi, secondo me, potresti arrivare a quel 30% ultimamente, però è davvero bello incazzato. Quel 30% perché lo fai, cioè, perché tante volte lo fai esplicitamente, diciamo, ma non sei l'unico, cioè, è una cosa di tutti. Cioè, però, no, allora, cioè, io trovo strano quello, il rendere pubblico e guardate, sto per scoreggiare e farlo sentire. È assurdo perché è un comportamento che sul momento mi viene naturale. Orgoglio. E mi fa straridere. Se ci penso cioè provando a esternarmi da questa cosa, dico, ma è folle, io non accetterei mai una roba del genere. Però è ancora più grave. Lo so, io cerco di migliorare. Cerca sempre di migliorare. Quindi niente, chiudiamo gli occhi. Ok, okay.
E aspetta, ricordami la cosa. Allora, rutta, scoregge, stannutisce senza o stannutisce senza mettere la mano. Basta uno di questi. Ok. Chiudiamo gli occhi. Okay. Votazione. Ok. Ok, togliamo la votazione, riapriamo gli occhi. Ti eri un po' confuso, okay. Come mi era un po' confuso? Secondo me stava votando tanto. Stavo votando un botto. Quanti ce ne sono ancora? È infinito. Ne avevo messi un pochettino. Comunque a me è capitato spesso di starnutire senza mettere la mano, perché ho delle cose in mano e non posso lasciare quelle cose. Gomito, braccio, male. A me diverte un botto starnutire e vedere il catarro che parte e doverlo cercare. È tipo il golf. Di andare a cercare la pallina. Scusate, dopo due anni di pandemia siamo ridotti così. Datevi le vostre risposte. Ah, Vez, una cosa che te la dico: tre anni. Prendi. Piscio fuori, sì. No, ah, no. Quello anch'io. Ma dico, i tuoi cazzo di denti. Merda, in tasca ora. Ma magari. No, è che magari sto bevendo il caffè, li appoggio un attimo e dico: bevo il caffè, li riprendo, poi vado a lavare la tazzina e li lascio lì. Ci sta, mettili però nella scatolina. Sono quasi finiti. Cosa vuol dire? Ah, c'hai i denti? Cioè, sì. No, il periodo. Fai vedere i denti. Ma lì, scusa, non ti sei preoccupato? Perché mi sono andato a informare per farlo. Non ti preoccupa il fatto che costi tanto? Cioè, che se ne perdi uno sono soldi. Non ti preoccupa. Ma l'ho mai perso. Ok, quasi però finito. Lasciandoli in giro, non ti preoccupa. Però tipo, ma non li lascio quasi mai in giro. Se mangio al ristorante li metto dentro. È che li lascio in giro solo quando, tipo, bevo un caffè al volo. Ma anche lì, tipo, mi chiedo. Cioè, tu ti bevi il caffè? Vabbè, dovrò fare una puntata a parte. Ma tutte le volte che, però, tipo, poi dopo te li devi rimettere, prima li lavi. Esatto. Sì. Cioè, okay. Ma anche non tutte. I denti no. E non è un problema questo? No. Cioè, ah, okay. Non lo so, non mi ha detto non di farlo. Non ti ha detto come no? Ah, ok. Però tipo mio cugino che li porta ogni volta si lava i denti. Io pensavo andasse fatto. Cioè, ma hanno sicuramente detto così, meglio. Okay. Io non l'ho fatto. Ma quello non ti turba col fatto che comunque paghi tanto? Perché? Boh, magari inficia il risultato. Non inficia finale. Niente, più che altro la mascherina che tieni nati in una settimana. Così cioè, poco? Sì. Ah, ok. Perché non abbiamo una settimana. Pensavo di più. I denti di Cristiano Ronaldo. Sì, esatto. E quindi sì. Niente adesso. Comunque, abbiamo l'ultimo in realtà. Oh, sì. L'hai detto l'ultimo. No, è bello, però. Però è divertente. È divertente. Anche terapeutico. Però dobbiamo prometterci di non guardare il video per vederlo in puntata. Certo. Ma mi dispiace un botto che non abbia partecipato. Cioè, avrebbe indicato molto. Gli avrebbe pungolato così tanto che poi finivate questo video con un studiarci un modo per farlo partecipare. Però quando lo guarderà, vedrà la gente che lo indica. No, però facciamoglielo. No, ma aspetta, glielo facciamo registrare a parte. Ah, merda. E a parte di ognuno gli dice. È vero, è vero. Comunque, l'ultimo, Ale, quando chiedi una cosa che ti di. Mi sono non sa leggere. Ale, quando chiedi una cosa, ti dicono che la fanno e poi spariscono e fanno finta di nulla. Quindi ti chiedo un favore, cioè tipo, ti puoi occupare di quello, boom, sparisce e va via. E non c'è più. Cioè, è strano. Perché così come se desse per scontato che non lo fa, magari di proposito, però penso che tanti non lo facciano di proposito. No, però non, anche non per farlo, forza, magari non si dimentica. Però anche perdersi, secondo me, è grave. Sì. Cioè, nel senso. Cioè, sì, dipende sempre da cosa, però sì. Mm. Beh, cioè, siccome sono persone qui, non ce la faranno mai. Ah, cioè, proprio. Sì, cioè, nel senso, sono fatti così. Ok, quindi... ok. No, ci sta. Ci sta. Dai, quindi, perché tu ridi? Non lo vedo negativamente. Non lo vedo per forza negativamente. Oh, porco uno, porco due, fatti i commenti a vicenda. Sì, noi ci capiamo. Quello un po' schernisce. Sì. Porco uno, porco due, un po'. Ma no, allora, porco uno, porco due, perché ricordiamolo, siamo tutti porci qua dentro, perché non c'è mai un colpevole. E giusto, visto che siamo all'ultimo commento, lo tiro fuori per farlo vedere anche qua. Noi abbiamo questa cesta che mi ha creato il buon vecchio Frank. Praticamente Frank raccoglie tutte le tazzine sporche, piatti e stoviglie. No, solo quelle dentro il lavandino. Solo quelle dentro il lavandino. Perché finché sono in giro va bene. E me le mette qua dentro. Io l'ho fatto coprire con dello scotch per avere la sorpresa. Perché io qualche volta posso aprire. Di lato, però di solito sta giù. Io lo posso aprire e vedere quanta roba c'è da lavare e mettermi lì magari a lavare un pochettino. Quella e di Pingu, la riconosco. Vedete. Sembrano quasi pulite. Volano accuse così. La cosa figa è che qua nessuno è stato. Cioè, queste cose sono sporcate da nessuno. Ho trovato una tua tazzina l'altro giorno con un cucchiaino dentro. È sempre colpa di qualcuno. Vabbè, comunque, per dire che siamo tutti porci. Però non so. Cioè, secondo me è quasi meglio che sia. Che poi vengano lavate così da te. In un momento in cui ti metti lì con lo sgabello a lavare, tipicamente un sacco il venerdì, voglia per dire. E piuttosto che sciacquate a cazzo. A concordo, è vero. Io credo che, cioè, la cosa che farebbe ridere sarebbe se la maggior parte di quelle fossero di Frank.
Sì, quello sarebbe che ormai clamoroso. Sa che c'è questo innesco e sa che nessuno pensa sia lui e lui non le lava mai. Io continuo a votare per l'installazione di una lavastoviglie. Guarda, secondo me ma non risolve niente. Non risolve niente. Ti posso dire che secondo me dalle reazioni che vedo il venerdì di Frank, di quando trova la roba lì dentro, non dovrebbero essere sue. Perché è un attore nato. Era, sarebbe bravissimo. Vabbè. Comunque torniamo al commento di Ale. Quando chiedi una cosa che ti dicono che fanno e poi spariscono e fanno finta di nulla. Ce l'abbiamo. Io ce l'ho. Ce l'abbiamo. Ok. Ce l'abbiamo. Chiudiamo gli occhi. Ok. Puntiamo la nostra votazione. Ok. Togliamo la votazione. Ok. Riapriamo gli occhi. Ok. Io vi ringrazio per aver partecipato in questo bellissimo viaggio terapeutico all'interno del mondo di lavoro di Yaki di Yak, ma anche attraverso i vostri mondi lavorativi. E commentate qua sotto con il comportamento in assoluto che più vi dà fastidio sul luogo di lavoro, il collega che proprio vi sta sul cazzo. E mi raccomando, fate questo gioco anche voi al lavoro con i vostri colleghi. Esatto. Sarebbe figo. Botto bellissimo. Se siete capi di un reparto, di una società, organizzate un ritiro lavorativo così. L'unica cosa, non so se è legale. Ma mi chiedo anche se possa fare tipo team building o il contrario. Secondo me team building. Non lo so, però non sono psicologo, non saranno esperti. Però adesso è anche una mia idea, quindi magari qualcuno mi paga per questa cosa qua, se la va a portare in giro per tutti. Non mi sembra un'idea innovativa. È un'idea di tutti noi. Sì, scusate. È un'idea di tutti noi. Abbiamo già capito. Niente, finito. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.